carissimi, io sono Nick Radogna e benvenuti in questo nuovissimo video. Come possiamo notare dal calendario, siamo nel periodo di Halloween e siccome per molti questa è una festa di melma, oggi andremo a vedere delle foto spaventose che letteralmente ti faranno cagare sotto. Prima di cominciare lascia like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e seguimi su Instagram. Buona visione! Partiamo con la fotografia di quest'uomo che sta a bordo di un lago o di un burrone, non lo so, e sta guardando anche l'obiettivo, tutto felice, tutto tranquillo. Però qui, se facciamo attenzione, c'è la sagoma di qualcuno. Bene, non vorrei pensare a male, però a me sembra un mostro, un fantasma, Momo WhatsApp. Boh, spero solo che dopo la foto il signore non si sia girato e dopo aver visto questo mostro non si sia buttato giù nel burrone. Solitamente chiunque prende l'aereo è propenso a fare la fotografia col cellulare fuori dal finestrino, così la posta su Instagram dicendo: ehi, sto viaggiando, datemi like adesso. Però in questo caso possiamo ammirare un UFO fuori dal finestrino. Chissà cosa ha pensato quello che ha scattato la fotografia. Forse avrà pensato: wow, e se avessi preso l'UFO per viaggiare avrei risparmiato soldi, perché qua l'aereo costa assai. Oppure: mo papà, un UFO, potevamo prendere quello, UFOge, e noi siamo di Bari. Dopo questa battuta spero che l'aereo cada. Nell'immagine successiva abbiamo questo ragazzo seduto sulla poltrona, apparentemente sazio. Però se guardiamo attentamente fuori dalla finestra c'è la sagoma di qualche essere non identificato. Potrà essere un goblin, potrà essere un mostro, un alieno, chi lo sa, non lo sapremo mai. Però sicuramente lui dice: e a me che me ne frega che sta quello fuori, io sto vedendo Temptation Island. Anche se sinceramente preferirei essere ucciso da questo alieno piuttosto che guardare quel programma TV. Una volta mi è capitato di vederlo e mi son detto: wow, preferisco i Teletubbies. Ciao ciao, ciao ciao. Penso che sarà capitato a tutti di fare una fotografia di notte ad un gatto e vedersi gli occhi accendersi come se fossero delle luci. Però in questo caso guardiamo la fotografia di quest'essere, di questo animale. Vi giuro, non riesco a capire di quale animale male si tratti. Fatto sta che io sono convinto che questi animali la notte, al posto di avere gli occhi, hanno i LED dei cellulari. Ma ammetto che se mi fosse capitato a me di scattare la fotografia a questo animale, giuro che farei quello che c'è scritto nel titolo di questo video, ovvero cacarmi sotto e scappare. Nella prossima foto abbiamo questa coppia di sposi che stanno facendo il loro book fotografico per il loro matrimonio. Però qui possiamo notare un clown alle loro spalle. Quando se ne accorgeranno, i loro vestiti diventeranno marroni per le feci procurate. Ma io ancora mi spiego perché hanno inventato i clown. Sono stati inventati per far sorridere la gente e invece fanno solo paura. E qualche loro parente dirà: mo, e che è il circo qui? Ok, questa me la potevo risparmiare. E rimanendo sempre in tema clown, abbiamo questa coppia di bambini, probabilmente gemelli. Gemelli? Secondo me sono capricorno. Intendo loro gemelli, non il segno zodiacale. Uè, uscem. Che si sono fatti questa fotografia, ma dietro di loro c'è questo clown. Non è spaventoso come quello precedente, ma resta comunque inquietante. Forse è it del film. Non lo vuoi un bel palloncino colorato? Sinceramente no, un kebab con cipolla sarebbe meglio. Nella diapositiva successiva abbiamo questa spiaggia con un po' d'erba e con un po' di cielo, che non è il canale del digitale terrestre. Però se facciamo attenzione sulla parte destra c'è la sagoma di qualcuno che a me ricorda Chuck, la bambola assassina. Per mio modesto parere è solo un'illusione ottica. Che poi, detto sinceramente, chi è che fa la fotografia sul posteriore di una spiaggia quando teoricamente dall'altro lato hai il mare? È come andare a Roma e al posto di fare la foto al Colosseo fai la foto al cestino dell'immondizia. Comunque quella bambola mi fa paura. Ragazzi, vi prego aiutatemi perché sto da mezz'ora a guardare quest'immagine. Non è possibile che tu fai una fotografia e nello specchio si vede la faccia. Si dovrebbe vedere la parte posteriore della testa. Quindi le spiegazioni sono due: o è Photoshop, lo spero con tutto il cuore, oppure questa ragazza ha un'altra testa dietro. Se fossi stato io in quel momento con lei avrei tolto la coperta e avrei detto: mo aspè, fammi vedere che stanno altre teste. Nella prossima immagine abbiamo questo tronco d'albero ricoperto da muschio e fin qui nulla di spaventoso. Però con tanta attenzione ho zoomato l'immagine e ho notato che lì proprio al centro c'è un ragno. Faccio la premessa che non sono aracnofobico, però se dovessi ritrovarmelo davanti a me ammetto che correrei più veloce di Bolt e anche più veloce di Martin Garrix 130. Con questo super pezzo in autostrada. Ehi Martin, guarda lì. Simone!
L'immagine che andremo a vedere adesso è tanto romantica quanto inquietante, perché abbiamo questo ragazzo che sta dormendo a bordo di un divano e c'è una mano appoggiata sulla sua testa. Ma attenzione, il braccio non c'è, c'è solo la manica di un giubbotto e sul divano fidatevi che non c'è nessuno. Quindi che cos'è quella? La mano della famiglia Adams? Immaginate la reazione del ragazzo quando ha sentito la mano sulla sua testa. Ah, il mio amore mi sta facendo le coccole. Ehi, aspetta, ma io non ho una ragazza. Ragazze care, voi amate Instagram, amate i selfie. Immaginate se dopo aver scattato un selfie vi ritrovaste questa sagoma dietro di voi. E sono sicuro che questa ragazza è andata dall'esorcista per scacciare questo fantasma. Vi prego esorcista, mi aiuti, c'è un fantasma nella mia fotografia, cosa posso fare? Cosa puoi fare? Abbassa la luminosità. Fatto! Nell'immagine che andremo a vedere adesso abbiamo questo cacciatore di tanti anni fa con un fucile che ha catturato e ucciso un grillo gigante. Immaginate quando quest'uomo ha raccontato ai suoi nipoti sta storia. Nipote mio, quando ero giovane andavo a caccia di grilli col fucile. Ah, nonno, ma che sciocchino che sei, ma per i grilli serve solo un retino. Dicevi scusa? E la madonna, e che cos'è quello, un Pokémon? A che livello si evolve? La foto successiva è palesemente Photoshop, però fa paura comunque, perché abbiamo una gallina con gli occhi umani e una donna con gli occhi della gallina. La donna fa più paura della gallina, però secondo me questa al posto di dire buongiorno fa coccodè. La prossima immagine farà paura a molti di voi, soprattutto a quelli che hanno giocato a Slenderman e giochi simili, perché possiamo notare degli alberi, della neve e a sinistra c'è la sagoma di un uomo, probabilmente Bigfoot. Se fossi io l'autore della fotografia andrei da lui e gli direi: ehi, uomo delle nevi, sai perché la neve scende a fiocchi? Perché se scendesse a nodi si scioglierebbe. Ok, forse è meglio scappare. Oltre alla carrellata di immagini che abbiamo visto fino ad ora, in cui non sappiamo dire se sono vere o fake, qui abbiamo una vera immagine, un'immagine reale, tangibile. Abbiamo l'interno della bocca di un cammello. Ma fa schifo, ma che ha là, i peli? Forse il cammello ha la bocca così brutta perché fuma le camel. Ma sulle camel c'è un dromedario, non un cammello. Lo so, ma non sapevo che battuta fare. Comunque non fumate. Nella prossima immagine abbiamo un'altra immagine della natura spaventosa, perché abbiamo dei broccoli con degli insetti intorno adesso. Che schifo. Immaginate se fossi un vegano a mangiare quel pezzo. Davvero buoni questi broccoli. Grazie, grazie. Comunque tu che sei vegano non dovresti mangiarli. Guarda che c'erano i vermi. Ma sei un insensibile, davvero mi fai schifo. Vabbè, in fin dei conti anche le verdure sono esseri viventi, perché sono delle piante. Ah, è vero. E allora che mi mangio? E che ne so io, mangiati le pietre. La prima volta che ho visto questa immagine ho pensato: mamma mia, del fumo che sta fuori uscendo da qualche parte. Però mi sono reso conto che quella è ragnatela intorno ad un albero. E che il figlio di Spider-Man ha fatto la casa sull'albero? Però vorrei andare lì e fare così al tronco, così mi cadono tutti i ragni addosso. Brr, che brividi. Nella prossima immagine abbiamo questo essere non identificato che sembra E.T. e poi è magrissimo. Tiene un panzerotto, wagliò, e vedi che ti mangi. Commentate con mangi e io vi metterò il cuoricino al commento. E come ultima immagine abbiamo questa ragazza che ha avuto il coraggio di farsi un selfie con lo squalo. Mamma mia, io già mi sarei cacato sotto. E spero che sia sopravvissuta, anche se è abbastanza difficile. Comunque, sai perché un pesce rosso si sente imbattibile nell'acqua minerale? Perché è gasato. Ragazzi, scusatemi, però ora che sto riguardando il video, questa battuta fa cagare anche a me. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto e adesso passiamo a salutare le ultime 5 notifiche che mi sono arrivate sul mio profilo Instagram, che sono Arpino Sara 2003, Burzo Antonio, Denise Luongo 56, Luigi Oliva 16 e Angela Rozovel. Se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, seguimi su Instagram, iscriviti al canale, metti like e attiva la campanellina per seguire tutte le novità e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Thank you.